Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca con la scoperta da parte dei carabinieri del NOE di Pescara di una maxi discarica abusiva in località Cese San Marcello a Celano in provincia di L'Aquila. 40 ettari in cui sarebbero negli anni stati interrati dei rifiuti di cui si deve ancora capire la natura. Vediamo il servizio. È stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Pescara una discarica abusiva estesa di più di 40 ettari in località Cese San Marcello a Celano. L'area, paragonabile a circa 20 volte il Colosseo, è stata individuata dal NOE di Pescara grazie alla collaborazione tecnica con Resgea SRL, un'azienda spin-off dell'Università d'Annunzio di Chieti, specializzata nel monitoraggio ambientale attraverso servizi di telerilevamento e gestione di database territoriali. Durante l'operazione sono stati utilizzati anche droni per fornire un quadro preciso e tempestivo delle attuali condizioni del sito. La consulenza tecnica di questa azienda, giunta su incarico dei carabinieri del NOE, ha permesso di individuare attraverso l'analisi multitemporale di immagini acquisite da piattaforma aerea satellitare zone usate per l'interramento illecito di rifiuti. Avendo l'intera area una storia evolutiva complessa, è stato effettuato uno studio specifico per il quale i tecnici di Resgea SRL si sono avvalsi dell'uso di immagini aeree satellitari acquisite ad intervalli irregolari a partire dagli anni 50 fino ai giorni nostri. L'approccio metodologico di telerilevamento utilizzato, associato al sopralluogo effettuato, volto a chiarire la natura e gli spessori di materiali presenti, ha permesso di individuare diversi siti precedentemente adibiti ad attività estrattive, silenziosamente colmati totalmente o parzialmente con materiale di dubbia provenienza, aree che nel corso degli anni sono state oggetto di svariati abbandoni di rifiuti direttamente sul piano campagna ed altre aree con evidenze di movimentazione di terreni e suoli al di sopra di aree utilizzate a fini agricoli. Le immagini analizzate hanno mostrato l'abbancamento di cumuli le cui dimensioni superavano i 4 metri in pianta ed hanno evidenziato la gestione ordinata delle operazioni, presumibilmente riconducibile ad aziende specializzate nel settore dei rifiuti. Inoltre l'analisi tecnica ha portato anche alla stima dei volumi dei materiali interrati senza autorizzazione alcuna, che si attestano su cifre superiori al 500.000 di metri cubi. Molti terreni oggetto d'esame in precedenza a vocazione agricola risulterebbero ora interamente corrotti dall'abbandono e dalla permanenza dei rifiuti riscontrati dall'indagine. Le indagini proseguiranno con analisi specifiche volte a chiarire la natura e le caratteristiche dei rifiuti individuati nelle zone. La testimonianza della dirigente della Digos di Pescara e vicequestore aggiunto Leila Di Giulio ha caratterizzato l'udienza davanti al Tribunale Monocratico di Pescara presieduto dal giudice Laura D'Arcangelo sulla morte del giocatore del Livorno Piermario Morosini avvenuta il 14 aprile 2012 allo stadio Adriatico Cornacchia a seguito di un malore avuto durante l'incontro di calcio Pescara-Livorno. Nel mirino dell'accusa il mancato uso del defibrillatore in campo. Il vicequestore in aula ha ricostruito l'accaduto sulla base dei filmati acquisiti, aggiungendo che in campo c'erano due defibrillatori gestiti dalla Croce Rossa e Misericordia e un altro defibrillatore invece era a bordo dell'ambulanza sopraggiunta in seguito all'ingresso dell'ambulanza ritardato dalla presenza di una vettura della Polizia Municipale che ostruiva l'accesso al campo. Il vicequestore ha ricordato anche che la convenzione stipulata tra la Pescara Calcio e il 118 relativamente al servizio da svolgere non era formalmente attiva, anche se di fatto i servizi c'erano. Nella vicenda sono imputati il medico sociale del Livorno Maglio Porcellini, il medico del Pescara Ernesto Sabatini e il medico del 118 in servizio quel giorno allo stadio Vito Molfese. I tre sono accusati di omicidio colposo. Andiamo avanti con la cronaca. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 90.000 articoli contraffatti destinati ad allietare il carnevale dei bambini, prodotti che erano esposti sugli scaffali di alcuni esercizi commerciali dell'area metropolitana.
Giocattoli, trucchi, maschere, parrucche, accessori di carnevale contraffatti e privi della marchiatura CE erano esposti per la vendita presso 10 esercizi commerciali di Pescara, Montesilvano e Cepagatti. Circa 90.000 prodotti, in gran parte destinati a finire tra le mani dei bambini, oggetti accattivanti usa e getta, offerti al prezzo di pochi spiccioli ma di pessima qualità, contenenti soprattutto componenti prive delle minime indicazioni e precauzioni d'uso, sono stati sequestrati dai militari del nucleo della Polizia Tributaria di Pescara. Le Fiamme Gialle hanno accertato le violazioni nell'ambito di uno specifico dispositivo di controllo a contrasto della contraffazione e a salvaguardia della sicurezza e della salute dei consumatori. Pesanti le sanzioni nei confronti dei titolari dei punti vendita, imprenditori di origine cinese. Per tre di loro è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Altri 7 sono stati segnalati in via amministrativa alla Camera di Commercio per violazioni al codice del consumo. E adesso torniamo ad occuparci di trasporti e in particolare del caso Ryanair. La Regione Abruzzo ha presentato le iniziative volte al salvataggio del collegamento assicurato dalla compagnia irlandese e soprattutto della sopravvivenza dell'aeroporto d'Abruzzo dopo la notizia dell'interruzione di molti collegamenti dallo scalo di Pescara. Oggi il consigliere regionale delegato ai trasporti Camillo D'Alessandro ha annunciato l'istituzione di una legge regionale di finanziamento pluriennale verso la società di gestione Saga, una legge di ricapitalizzazione che implementi bene a suo favore la costituzione di un fondo privato. Ci dice tutto nel servizio Francesca Romana Testi. Se il caso Ryanair a Pescara ora ruota attorno alla possibilità di destinare una somma superiore ai 2 milioni e mezzo di euro da parte della Regione, cifra insufficiente per mantenere i collegamenti che erano valsi quasi 600.000 utenti in Abruzzo, oggi la proposta della Regione si concentra proprio su quelle norme da interpretare e applicare. E così, dopo riunioni e consigli di amministrazione, il consigliere delegato ai trasporti D'Alessandro presenta i 3 punti sui quali la Regione ha deciso di concentrare la propria strategia di salvataggio. Innanzitutto una legge regionale pluriennale che presenteremo in uno dei prossimi consigli, che consente un finanziamento stabile all'aeroporto e non a singhiozzo. La seconda legge, la ricapitalizzazione della Saga, conferendo beni immobili, che consente di raggiungere un obiettivo che ENAC chiede all'aeroporto per poter operare. La terza iniziativa, che ha carattere più politico istituzionale, riguarda il lavoro che stiamo facendo in regione e in Europa, nonostante ci siano chi di cognome fa aiuto ma non aiuta la Regione Abruzzo per superare anche dei vincoli imposti dal legislatore europeo e dalla giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, cioè non si può più finanziare come prima. Trattative in corso, come annunciato dal capo di Ryanair, la volontà è di trovare una soluzione che metta tutti d'accordo e questa soluzione richiede denaro e soprattutto poco tempo, la scadenza è a ottobre. Ma non hanno dato una scadenza fissa, però noi subito dobbiamo rispondere con questi atti e dimostrare loro che c'è la disponibilità per altri operatori privati che vogliono accompagnare l'intervento della Regione. Dopodiché c'è un piano industriale che va avanti e che noi stiamo finanziando nella legittimità, perché ricordo che noi 2 volte siamo intervenuti finanziariamente su Saga, tutte e 2 le volte non abbiamo avuto corte costituzionale che le hanno dichiarate legittime, quindi perfettamente nella norma. Così vogliamo continuare a fare, sapendo che ci sono questi vincoli insuperabili. E sempre sulla vicenda Ryanair, il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio ha deciso di convocare per mercoledì 10 di febbraio all'emiciclo all'Aquila la conferenza dei capigruppo per stabilire la data in cui si svolgerà la seduta straordinaria del Consiglio regionale proprio per discutere del caso Ryanair. Restiamo ancora a questo argomento, gli esponenti regionali del centrodestra chiedono iniziative volte al salvataggio dei collegamenti. Tra le proposte presentate oggi, quella di un intervento economico congiunto da parte dei privati a sostegno della somma a disposizione della Regione Abruzzo. Il centrodestra vuole chiarire subito un punto sulla questione aeroporto d'Abruzzo. La volontà non è quella di criticare, ma di adoperarsi per trovare soluzioni che evitino la dipartita del colosso Ryanair per le inevitabili e dannose ricadute su tutto il tessuto economico. Prova ne sono i dati di un'indagine pubblicata dall'Università d'Annunzio nel 2012.
emerge un dato di, adesso vado con un ricordo spannometrico, di circa 700.000 euro a settimana di indotto, mi sembra, direttamente collegato all'aeroporto. Ora l'aeroporto e le tratte, bisogna ragionare sul discorso dell'incoming, dell'incoming turistico, dell'incoming commerciale, ma anche del valore in sé che ha l'infrastruttura, anche come impatto sul territorio e ricadute sul territorio e posti di lavoro. Per dire che ogni volta tutti quegli sforzi che abbiamo fatto, anche da un punto di vista finanziario, 4-5 milioni di euro all'anno, erano degli investimenti straordinari, non dei costi, degli investimenti straordinari che chiaramente pesano da un punto di vista di bilancio, ma che danno ritorni territoriali incredibili, e questa è la logica sulla quale bisogna continuare a lavorare. L'intervento dei privati, questo è il focus secondo il centrodestra, che spiega come già nel corso della giunta Chiodi fossero stati necessari numerosi incontri con il capo Ryanair, Michael O'Leary, per giungere poi ad un accordo che rendesse l'Abruzzo uno scalo capace di toccare rotte europee e internazionali, come nel caso del Canada. Lo sforzo economico dovrà fare il sistema Regione Abruzzo in tutte le componenti istituzionali, economico-sociali, perché altrimenti la prospettiva futura non c'è. Nel medio periodo, nel breve medio periodo, è impensabile poter mantenere un aeroporto senza le rotte Ryanair, pensando di sostituirle con altri vettori, perché è un processo lungo, costoso, senza certezze alcune, e quindi stiamo parlando di un vettore talvolta anche, come dire, ostico nella trattativa, io ne so qualcosa, ma di un vettore che ha una dimensione internazionale che assicura i numeri. Oggi l'aeroporto di Pescara ha bisogno di questi numeri per continuare a esistere nella sua dimensione infrastrutturale, per avere una prospettiva di sviluppo. A Lanciano, la TUA, la nuova società unica del trasporto abruzzese, ha presentato i lavori di adeguamento della stazione di Fossa Cesi a Torino di Sangro per potenziare i collegamenti ferroviari con lo stabilimento Sevel di Piazzano da Tessa. Lo snodo sarà importante anche per il trasporto dei passeggeri e metterà a disposizione nuovi servizi. Ascoltiamo il presidente della TUA, Luciano D'Amico. Con la consegna dei lavori per l'ammodernamento della stazione di Fossa Cesia si consente alla stazione di Fossa Cesia di rispettare gli standard europei e quindi di entrare a pieno titolo nella rete infrastrutturale ferroviaria dell'Europa. Questo significa creare le premesse per rafforzare l'offerta, potenziare l'offerta del trasporto merci su ferro e quindi collegare il cuore produttivo dell'Abruzzo al cuore produttivo dell'Europa. Subito dopo la realizzazione di questi lavori, e anzi parallelamente con la realizzazione di questi lavori, si avvierà il potenziamento della piastra logistica di Saletti e in prospettiva, anche una prospettiva immediata, si creeranno le condizioni per poter offrire anche un trasporto passeggeri alle migliaia di lavoratori che ogni giorno si recano in Val di Sangro. Se osserviamo quest'opera all'interno del quadro più ampio delle opere di infrastrutturazione della Regione Abruzzo, a iniziare dal potenziamento del raccordo ferroviario con il porto di Ortona, oltre che con i lavori del porto di Ortona, all'infrastrutturazione ferroviaria con il porto di Vasto, direi che emerge un quadro significativo su una ridefinizione dell'intera infrastruttura regionale che sarà di grande propulsione per lo sviluppo economico dell'intera regione. Restiamo ancora ai trasporti, perché ci sono le associazioni di categoria sul piede di guerra che continuano, dicono, a registrare aumenti dei pedaggi da parte del concessionario delle autostrade A24 ed A25, aumenti maggiori dell'inflazione pari al 3,45%, così Confartigianato Trasporti, FIAP, Assotir, FAI, FAITA, CNA e SNA Casa Artigiani hanno lanciato una singolare forma di protesta, invitando gli autotrasportatori abruzzesi a saltare il primo casello ed entrare al successivo, così da creare minori entrate al concessionario dell'autostrada, invitandolo così a sedersi attorno ad un tavolo e ragionare per raggiungere un'intesa proprio sul caro pedaggi. Andiamo avanti, adesso ci occupiamo dell'inquinamento del mare a Pescara. Predisporre un piano per la stagione balneare che si avvicina, pianificando azioni di prevenzione per la tutela della qualità del mare e dei fiumi. Di questo si è parlato nell'incontro in mattinata a Pescara presso la sede della CNA, tra Regione appunto e CNA.
Mancano 4 mesi all'avvio della stagione balneare, un countdown che preoccupa gli operatori del turismo che, dopo il caso del mare inquinato della scorsa estate, si trovano punto e a capo a causa dei valori di inquinamento che anche oggi registrano limiti elevati di batteri a causa degli scarichi abusivi accertati dal comune. La questione ora diventa regionale, proprio CNA Pescara incontra regione e comune per preparare un piano di contenimento e controllo al fine di non rischiare la stagione alle porte. Controllo sugli scarichi abusivi, la prevenzione è la prima cosa, il potenziamento dei depuratori e delle norme che siano subito attuate. Oggi ci aspettiamo veramente delle risposte concrete e quindi una politica immediata del fare. È un tema che deve entrare nella centralità dell'agenda politica della regione. Ci troviamo a febbraio, i dati di gennaio sono negativi, non vogliamo ritrovarci in una situazione tragica come quella dell'anno turistico estivo passato e sicuramente questa cosa, se non viene risolta adesso, ci potrebbero essere veramente delle disdette, un'immagine negativa che riverbera sull'intero Abruzzo. E sappiamo bene anche la paura in questi giorni, come è successo 2 anni fa, come l'anno scorso, di persone che chiedono continuamente qual è la situazione, ma non solo locali, anche turisti che cominciano a informarsi, a chiedere, perché le notizie sul web viaggiano velocemente. Si dovrà lavorare da un lato sugli impianti da realizzare per prevenire il problema inquinamento, si parla di depuratori, e dall'altro anche lavorare per migliorare e riportare in auge l'immagine di una Pescara che è stata al centro di polemiche corse anche sulla rete e quindi fuori dalla nostra regione. Questo è un aspetto di notevole importanza e sul quale bisogna rispondere con una campagna di verità. La campagna di verità si può fare nel momento in cui c'è la politica del fare e quindi ci sono risultati in base a degli interventi reali che cambino immediatamente il verso delle cose. Cambiamo argomento. Firmata questa mattina a Teramo la transazione fra la ASL Teramana e la piccola opera Caritas di Giulianova per porre termine al contenzioso esistente. La transazione infatti riconosce da parte dell'ASL di Teramo la piccola opera Caritas una somma pari a 2 milioni di euro, circa la metà di quanto richiesto. Soddisfatte tutte le parti, noi andiamo ad ascoltare il presidente della Regione Abruzzo, nonché commissario ad acta per la sanità regionale, Luciano D'Alfonso. Noi siamo davanti ad un giacimento di servizi sociali destinati alla persona, la piccola opera Caritas, che ha tradizione di ottimo lavoro, una bella organizzazione di competenza, una resistenza invidiabile che a volte sfugge anche alle organizzazioni pubblicissime. In ragione di questo abbiamo letto in maniera approfondita tutti i documenti, la consistenza anche di possibile contenzioso e di contenzioso in essere, e abbiamo trovato un'intesa che fa soddisfatta la piccola opera Caritas e fa destinataria di convenienza la ASL di Teramo. Cessa la materia del contendere poiché riconosciamo il lavoro di qualità che è stato fatto e determiniamo anche convenienza a favore della Regione e della ASL. E questa mattina a Teramo il presidente D'Alfonso è stato anche al comune per presentare l'appalto per la rifunzionalizzazione del castello della Monica tramite un finanziamento di 2,1 milioni di euro concesso proprio dalla regione con fondi europei. Andiamo ad ascoltare il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi. Dal momento in cui ci è stata data conferma del finanziamento noi abbiamo davvero corso e io ringrazio gli uffici perché davvero hanno fatto l'impossibile, che abbiamo chiuso tutti i PISO entro il 31-12, compreso il Castello della Monica. Abbiamo l'impresa giudicataria, che è l'impresa Fracassa, che è un'impresa valida, solida, e questo è anche importante. Questo devo dire che insomma su questo finanziamento hanno, come dire, collaborato un po' tutti, perché io mi ricordo che fu Venturoni la prima volta a scriverlo nella, diciamo così, fra i progetti del nostro territorio. C'è stato anche un emendamento da parte dell'opposizione, Chiodi, Di Dalmazio, Di Ignazio e Gatti, e poi insomma il finanziamento, 2 milioni e 100. Il Ministero adesso ha aggiunto 600 mila euro quest'anno nella finanziaria. È chiaro che queste 600 mila euro sono state destinate alla sovrintendenza. Ora questo spero che non sia un problema e me lo auguro, insomma, nel senso che se si troverà una collaborazione, come credo che si debba trovare,
con questi 600.000 euro noi abbiamo la possibilità di chiudere, come dire, il lavoro sul Castello della Moglie. Perché noi come priorità avevamo messo il Teatro Romano, però poi sono arrivati questi Castello della Monica, siamo contenti, anche se io aspetto ancora che il Ministro venga a Teramo a portarci la notizia del 1,5 milioni di euro che serve per il Teatro Romano, che è un progetto che noi non abbandoniamo. Adesso ci sono gli aspetti tecnici, quelli formali, i documenti, raggiudicare i vari aspetti formali, però diciamo che l'impresa è pronta, noi siamo pronti, quindi i lavori partiranno a breve per un recupero importante, anche perché si conclude un discorso antico, nato con Chiodi e con Di Dalmazzi assessore, cult, con il recupero del Castello della Monica, noi chiediamo quel percorso urbanistico, culturale, architettonico all'interno della città. E adesso apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano. Ieri il bomber del Pescara, la Padula, ha incontrato il CT del Perù, Gareca, che lo vorrebbe con sé nella nazionale sudamericana fin dalle prossime partite. L'attaccante però ha preso tempo, intanto il Pescara ha ripreso a lavorare in vista dell'anticipo di venerdì sera contro il Vicenza, da valutare le condizioni di Crescenzi di coda, certe le assenze invece di Campagnaro e degli squalificati Verre, Mandragora e Caprari. Il portiere Fiorillo non nasconde un pizzico di amarezza per il pari incassato nel finale a Salerno. Paolo Renzetti. Un rigore parato nel secondo tempo, ma non è bastato per portare a casa i tre punti. Peccato che non è bastato per la vittoria. No, non è bastato, c'è un po' di rammarico perché potevamo forse approcciare meglio la gara. Sapevamo che trovavamo un ambiente difficile, una squadra che veniva da un cambio di allenatore in settimana e niente, ci dispiace, però abbiamo comunque rubato un punto. E niente. Rubato? No, rubato nel senso portato a casa un punto e adesso noi dobbiamo solo guardare noi stessi e vincere più partite possibili da qui alla fine. Ma neanche noi siamo soddisfatti perché sappiamo le nostre qualità e potevamo portare a casa i tre punti, però è inutile adesso continuare, guarderemo le cose che non sono andate bene, sappiamo che adesso abbiamo altre finali, stiamo attraversando un bel momento, non è questo pareggio che ci fa perdere di vista l'obiettivo. Oggi non c'era Campagnaro in campo e Pescara ha subito due gol e non ha vinto, è un caso questo? Ma non credo, nel senso ogni volta mi viene fatta questa domanda, ovviamente Ugo Campagnaro parla la sua carriera, è un giocatore che fino a poco tempo fa giocava di una delle squadre più forti del mondo, ma sono altrettanto bravi i ragazzi che giocano al suo posto. Lui ci dà una mano con l'esperienza, ma penso che oggi abbiamo tutti quanti approcciato magari un po' meno bene del solito alla gara. Adesso lasciamo i campionati professionistici per scendere in Serie D. Iniziamo a vedere le partite che si sono giocate ieri. Inizia con un pari la gestione di Umberto Marino sulla panchina del Chieti. I nerovedi impattano 1-1 a Castelfidardo, giocando più di un tempo in 10 uomini e sfiorando il colpaccio in pieno recupero. Inizia con un pareggio l'avventura di Umberto Marino sulla panchina del Chieti. Al Galileo Mancini i suoi ragazzi sfiorano anche la vittoria nonostante l'inferiorità numerica per oltre un tempo, mancando proprio allo scadere una super occasione con Mariani. Alla fine la divisione della posta è forse il risultato più giusto dopo una gara che ha comunque messo in vetrina un Chieti volitivo e generoso. Si comincia sul filo dell'equilibrio con le due formazioni a fronteggiarsi soprattutto nella zona di centrocampo. Nel Chieti di Marino, la prima sulla panchina nero-verde, non ci sono gli squalificati Del Grosso e Zanetti e l'infortunato Vitale. Nel Castelfidardo, al centro dell'attacco, c'è invece l'ex pescarese Massimo Ganci, reduce dalla doppietta di Avezzano e pronto a lasciare ancora il segno. L'avvio di gara è equilibrato con le due squadre a fronteggiarsi a centrocampo in un fazzoletto di campo. L'importanza della posta in palio va ad influire sullo spettacolo che lascia davvero a desiderare, visto che fino ad oltre la mezz'ora non accade praticamente nulla con i due portieri Chiodini e Dideo praticamente inoperosi. Al 37esimo c'è un tiro centrale di Dos Santos dai 25 metri che chiama Chiodini ad una parata senza grossi affanni. Al 38esimo Dideo non si capisce con i compagni di squadra e tocca il pallone con la mano fuori aria.
Per il direttore di gara c'è il cartellino rosso dopo il consulto con il suo assistente. Marino richiama così in panchina Sebastianelli, mandando in campo il secondo portiere Romaniello. Chietin 10 per tutto il secondo tempo, con Ganci che poi su punizione mette a lato, imitato al 44esimo da Fiore che lambisce il palo, sempre su calcio da fermo. Nella ripresa si ricomincia con un'opportunità che al terzo capita sui piedi di Speranza, che dal limite alza sopra la traversa. La gara sembra vivacizzarsi, infatti al 12esimo Fiore viene atterrato in area da Castellana con un fallo che appare piuttosto evidente e rigore che Barone trasforma dagli 11 metri per l'1-0, mettendo il pallone nell'angolino dove Chiodini non può arrivare. Il Castelfidardo cerca di reagire al 21esimo e il neoentrato Minella a chiamare Romaniello al salvataggio in calcio d'angolo. Nonostante l'inferiorità numerica, i ragazzi di Marino non danno l'impressione di soffrire eccessivamente, ma in agguato c'è l'ex pescarese Massimo Ganci che su perfetto cross di Belelli di testa beffa Romaniello al 31esimo per il gol dell'1-1. Il finale potrebbe regalare ai teatini la vittoria, ma al 49esimo Mariani, servito da Dos Santos, tutto solo in area marchigiana, alza incredibilmente sopra la traversa, mettendosi poi le mani fra i capelli per un'occasione davvero ghiotta gettata alle ortiche. Altro pari quello fra Giulianova e Folgore Veregra. Il Giulianova ha sprecato una ghiotta opportunità facendosi rimontare al Fadini. Il pareggio lascia la squadra di Michele Gelsi all'ultimo posto in classifica. Jacopo Forcella. Uno dei migliori Giulianova della stagione non riesce a portarsi via una vittoria contro la Folgore Veregra, che specie per quello che ha fatto vedere nella prima frazione avrebbe meritato. La squadra di Gelsi e Pisano la gara contro i marchigiani la gioca bene, riscattando la brutta prestazione di Scoppito di domenica scorsa. Eppure il punto a testa che viene fuori dal Fadini ai giallorossi purtroppo serve a poco. E dire che l'inizio è promettente, il Giulianova prova a fare la partita, anche se lo schema da piazzato di Giampaolo e Pellecchi al 12esimo sortisce effetti molto diversi rispetto a quando, 3 minuti dopo, il numero 10, a proposito, prestazione maiuscola per lui, pennella da piazzato in area di rigore. Sbaraglia, prende il tempo alla difesa marchigiana e di testa trafigge Marani, incolpevole sull'incornata del centrale difensivo che porta avanti i suoi. La reazione veregrense è timida, l'ex albense Padovani gira il destro fiacco verso Proietti, i parroni di casa giocano meglio e si vede, ma la stoccata del 2-0 non arriva, nemmeno quando Marini crossa al 26esimo da sinistra e Rufo non riesce incredibilmente a girare in porta il pallone che avrebbe messo una seria ipoteca sulla gara in favore del Giulianova. Giampaolo gioca una gara da incorniciare, al 31esimo la sua sventola dà solo l'impressione del gol e con Marani che prega perché il pallone non c'entri la sua porta. La ripresa si apre col botto, nemmeno un minuto e già Leonardo stende Pellecchi in ripartenza. Per Ruggeri non ci sono dubbi, rosso diretto e Folgore in 10 uomini, ma il Giulianova non ne approfitta e al 55esimo Marini, ammonito 4 minuti prima, per il fischietto romano trattiene Mandorlini in area. Rigore e per il difensore secondo giallo e doccia anticipata. Dal dischetto Pedalino non sbaglia, ma eccede nell'esultanza, andando sotto il settore dei tifosi giuliesi, che non la prendono affatto bene. Ci scappa quasi la rissa in campo, sedata a fatica dall'arbitro. Da questo momento in poi più Folgore che Giulianova, ma non minuto 67 scaglia una sassata verso Proietti che si stampa sulla traversa. Gelsi getta nella mischia Marzucco, Silvestri e Mastrilli, ma nei palloni di casa l'ultimo ad arrendersi è Giampaolo. Il numero 10 fa venire il mal di testa a Gentile, gli scappa via, entra in area e scarica verso Marani una conclusione che il portiere marchigiano disinnesca coi piedi. Ancora proteste giallorosse all'86esimo, quando Gentile, anche lui già ammonito, trattiene al limite dell'area di rigore Pellecchia. Sarebbe fallo da ultimo uomo, ma per Ruggeri è tutto regolare. L'ultimo sussulto lo regala ancora Giampaolo a tempo scaduto, ma non scardina un 1-1 che a conti fatti, se alla Folgore può stare anche bene, al Giulianova decisamente meno, perché la posizione in classifica rimane la stessa, anche l'Agnonese pareggia, ma per provare la grande impresa servirebbe un deciso cambio di marcia. E continuiamo il nostro viaggio nelle partite di Serie D. Andiamo a vedere la partita fra Fermana ed Avezzano, finita 2-0 per i marchigiani. Dopo lo stop con il Castelfidardo, l'Avezzano non reagisce e al culmine di una prestazione opaca viene battuta dalla Fermana. Il tecnico Lucarelli resta sulla panchina, ma il presidente Paris ha ordinato il silenzio stampa subito dopo la gara. Un successo che vale doppio, come tutti quelli che si ottengono nel girone di ritorno. Parole e musica di Osvaldo Iaconi, uno che la sa lunga e le ha viste tutte.
e alla fine la sua Fermana ha messo in tasca 3 punti che hanno un rilevante peso specifico, visto che consentono di accorciare a 3 lunghezze le distanze da Campobasso e San Nicolò, primi avversari nella corsa playoff che pareggiano tra loro. La Fermana conferma dunque il suo momento positivo, l'Avezzano dopo il capitombolo casalingo con il Castelfidardo non si rialza e resta al tappeto anche a Recchioni. L'inizio gara è sui buoni ritmi, ma entrambe le sfidanti hanno le spalle coperte. Per la prima vera palla gol occorre attendere il 21esimo ed è la palla che vale il vantaggio canarino. Cremona è svelto nell'avventarsi su una presa problematica di Cicciotti dopo una conclusione non irresistibile di Degano. Tutto nato da un delizioso colpo di tacco di Molinari per il cross di Iotti. 3 minuti dopo si vede l'Avezzano, schema su punizione, di Genova ci prova da fuori, Olzac è attento. 1 minuto dopo il portiere della Fermana mette in corner una conclusione di Sassarini. Al minuto 36 punizione di Degano e Iotti tiene svegli i riflessi di Cicciotti. Sull'angolo che ne consegue il portiere abruzzese imbraccia il colpo di testa di Bossa. A fil di riposo Molinari conquista una punizione in zona Degano, ma l'arbitro dice che non c'è tempo. Inutili le proteste dei gialloblu. La punizione per Degano arriva dopo 7 minuti della ripresa. Ancora una volta presa difettosa di Cicciotti, ma stavolta non c'è nessuno ad approfittarne. Poco dopo fuorigioco dubbio fischiato a Molinari, lanciato a rete. Nell'azione il bomber argentino resta a terra e Iaconi lo deve sostituire con Peronullo. Avezzano pericoloso con Bisegna, Olzac respinge evitando anche la pericolosa incursione di Di Genova bene appostato. La Fermana protesta per un contatto su Degano in area, l'arbitro lascia giocare. Minuto 27, Cremona servito da Peronullo infila l'incrocio, è il gol che di fatto chiude la gara. Succede poco fino al triplice fischio che ratifica la vittoria della Fermana e un altro brutto KO per l'Avezzano. Accade tutto nei primi 4 minuti a Campobasso e San Nicolò passa in vantaggio col primo gol dell'ex Bucchi, ma si fa raggiungere subito dopo da Rinaldi. Finisce così 1-1 al Nuovo Romagnoli, un match dal sapore playoff. Il servizio di Telemolise firmato da Gianni Bruno. Tutto nei primi 4 minuti tra Campobasso e San Nicolò che non si risparmiano affatto e danno vita ad una gara aperta ed accesa. Il primo tempo si lascia preferire per l'intensità e lo spettacolo. Nel secondo i rossoblù perdono geometrie per l'uscita di Lanzillotta causa infortunio. A sorpresa Epifani sceglie di tenere fuori Chiacchiarelli che entrerà ma non bene nella ripresa. Si gioca di fronte a 1300 spettatori. Selvapiana accoglie con favore l'iniziativa della società di stracciare il costo del biglietto della curva. Dopo 42 secondi dice il corner battuto da Moretti, si tuffa Rapino che incoccia la traversa, Bucchi va con il sinistro in mezzo a Ferrani e Rinaldi trovando la mano di Grillo sulla linea, poi il tuffo finale vincente dello stesso Bucchi, un lampo, il vantaggio ospite dell'ex di turno su cui protesta il Campobasso per un presunto fallo ai danni di Ferrani. Il pareggio è subito servito al quarto direttamente da calcio di punizione, il sinistro di Rinaldi termina alle spalle di Calore, probabilmente non toccato da nessuno, è 1-1 immediato con l'esultanza della curva nord scorrano. Partita vibrante al 12° discesa di Alessandro tallonato da 2 avversari. Alla fine su di lui c'è il recupero degli abruzzesi ma grossa palla gol locale. Le squadre giocano corte, Favo ed Epifani vogliono una difesa alta al 29° da Todino a Grazioso che è in posizione giusta. Quest'ultimo sciupa il contropiede servendo male il centro dell'area di rigore. I ritmi sono intensi ma le occasioni diminuiscono con il passare dei minuti. Il Campobasso ha agito essenzialmente in contropiede difendendosi molto stretto. Il San Nicolò ha giocato in maniera sciolta tenendo per larghi tratti il possesso del pallone. Favo è costretto ad un cambio dal primo della ripresa, deve entrare Bontà in luogo di Lanzillotta che accusa un affaticamento muscolare nell'intervallo. Rinaldi torna a fare il mediano puro. Al secondo della ripresa da calcio di punizione Gabrielloni potrebbe raddoppiare ma non vale nulla sia per la parata del portiere ma anche perché c'è un offside della punta di casa. Al terzo Alessandro sguscia via che è una bellezza, una volta in area cade ma senza protestare. Dopo un contatto molto lieve con Rapino, il signor Belfiore di Parma ravvede una simulazione dell'argentino. Al settimo, dribbling secco di Bucchi su Bontà, tiro a giro di pochissimo al lato. Selvapiana sommerge di fischi l'ex di turno dopo il pericolo scampato. Lo stesso trattamento è riservato a Bucchi al 14° quando l'attaccante ospite manca la sfera su invitante traversone di Merlonghi. Per Epifani è doppio cambio al 16°, entrano De Gidio e Chiacchiarelli per Massetti e Moretti proprio mentre Bucchi è fuori dal terreno.
terreno di gioco perché sanguinante. Gabrielloni è esausto, dal 21esimo è Aquino a prendere il suo posto. Il Campobasso cala e stenta a creare occasioni da gol. I rossoblù si rivedono da fermo al 27esimo di forza. Il colpo di testa di Aquino deviato ancora in calcio d'angolo. Al 28esimo la grandissima rovesciata di Bontà termina alta, ma Selvapiana applaude dimostrando di gradire il gesto tecnico del rossoblù, positivo il suo impatto alla gara. Al 31esimo da angolo a vita Brighi, la palla esce neanche di troppo a lato. La partita di Aquino dura appena 13 minuti, il giocatore sente dolore ed è costretto a lasciare il posto al Tascini dal 34esimo. Al 39esimo Alessandro fa tutto da solo prima di una conclusione che si spegne a lato. Al primo minuto di recupero, da punizione di Todino, si gira in area in tutta libertà Tascini, ma il colpo di testa si spegne alto. Epifani chiude con l'ingresso di Cichella per D'Egidio, subentrato a sua volta a Massetti. I ritmi calano notevolmente, le squadre si allungano, il pareggio è il risultato più giusto. La corsa playoff di Campobasso e San Nicolò si fa più accesa grazie al ritorno della Fermana, quella che sarà la prossima avversaria dei rossoblù nelle Marche. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19. Grazie ancora e buona giornata.